E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale. Come vedete sono circondato da due pacchi abbastanza grandi, come potete vedere, ecco qua. Questo qui è ancora più grande. Prima di andare ad aprirli, questi qui sono arrivi direttamente dal mio fornitore. Vi ricordo che se foste interessati a qualcosa che vediate in questo video, la trovate disponibile nel mio sito Aras Reviews Shop nella scheda lì in alto, oppure qui sotto in descrizione. Ma non perdiamo altro tempo, perché oggi ragazzi ne vedremo veramente delle belle. Cominciamo ad aprire questo qui, quello più piccolino. Prendiamo il nostro fedelissimo Minato e andiamo a trovare la giusta apertura. Eccoci qua. Scusate se non lo spacchetto proprio nell'inquadratura, ma mi risulta un po' difficile con pacchi così grandi. Io ovviamente i doppi sensi si sprecano qui. Allora, vediamo un po' cosa c'è all'interno. Oh, ecco qua ragazzi. Immaginavo che fosse questo. Rullo di tamburi ragazzi, perché qui abbiamo qualcosa di fenomenale. Ebbene sì, si tratta di Spider-Man Homecoming. Quello lì della NECA in scala 1/4, quindi alto ben 45 cm ragazzi. Guardate qua che figata, ve lo faccio vedere un attimo più nel dettaglio. È a dir poco spettacolare. Io lo sto vedendo insieme a voi attraverso lo schermo, ma da qui ragazzi la somiglianza, il costume sembra veramente realizzato alla perfezione. Fatemelo vedere un attimo un po' più nel dettaglio, voi godetevi la confezione da dietro. Wow ragazzi, è veramente straordinario, anche gli occhi sono fatti veramente benissimo. Vedo che ci sono anche un po' di mani intercambiabili e tra l'altro anche le ragnatele. Una copia di questo ragazzi naturalmente finirà dritta dritta nella mia collezione, perché io adoro a dir poco il costume di questo film di Spider-Man. Quindi fatemi sapere se siete interessati alla sua recensione con un commento qui sotto, e naturalmente ci sono anche altre copie che potrete trovare direttamente nel mio negozio. Ma messo da parte quel pacco lì, veniamo a quello più enorme. Lo poggiamo qui e lo andiamo ad aprire sempre con il nostro fedelissimo Minato. Eccoci qui, un bel taglionetto. Prima di tutto abbiamo questa fantastica statua in resina della DC Collectibles, in particolare per la linea DC Cover Girls. Abbiamo Supergirl disegnata da Joel Jones. Per questa qui devo ringraziare tantissimo il mitico Cristoforo, che appunto non solo ha ordinato questa statua da me, ma mi permetterà anche di recensirla, quindi grazie veramente di cuore per la possibilità. Continuando ancora, abbiamo anche questa figure direttamente da Nier Automata per la linea Bring Arts, chiaramente prodotta dalla Square Enix stessa. Questa è una figura molto molto interessante che non vedevo l'ora di avere tra le mani, e spero tantissimo che facciano anche delle figure dei personaggi di Final Fantasy in questa scala, perché sarebbe veramente un sogno per me. E a proposito di Final Fantasy, continuando ancora, abbiamo la Player Sky di uno dei miei personaggi preferiti, di uno dei miei Final Fantasy preferiti, ovvero Zack, direttamente da Final Fantasy VII Crisis Core. Eccolo qui ragazzi nella sua confezione, la possiamo anche aprire e ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. Per questa ragazzi devo ringraziare tantissimo il mitico Matteo. E ultimo ma non ultima, abbiamo un fantastico arrivo da parte di NECA. Wow cavolo, non me lo aspettavo così massiccio, così grande. Si tratta di Kratos dal nuovo capitolo di God of War. Guardate qua che figata, la confezione anche è a dir poco splendida. Qui c'è anche il logo argentato PlayStation, perché ci dice che è un prodotto ufficiale. Ve lo faccio vedere un attimo più nel dettaglio. Sembra veramente una bomba ragazzi, non vedo l'ora di poter recensire questa figure. Tra l'altro lì alle spalle si intravede anche uno scudo a dir poco enorme, e infatti qui sul lato lo vediamo con ascia e scudo, spettacolo. E allora ragazzi, fatemi sapere di quali di tutte queste figure siete interessati alla recensione con un commento qui sotto. Troverete anche il sondaggio sul canale Telegram, che trovate sempre qui sotto se non foste iscritti. Vi ricordo che per tutte queste figure le trovate disponibili nel mio sito Aras Reviews Shop nella scheda in alto, oppure qui sotto in descrizione, sempre se non sono già esaurite, e chiaramente acquistando da lì mi aiutereste veramente tantissimo. Detto questo, grazie a tutti per la visione, il like è sempre gradito, così come anche la condivisione. Ciao da Ara e collezionate sempre!